mercato, soprattutto per il mercato, e poi qualche giro, soprattutto d'estate, perché era uno spazio di incontro molto gradevole, anche l'inverno, ma d'estate c'era più possibilità, insomma. C'erano state delle proteste dei residenti. Sì, lo so, da tempo. Che dire, io non ho mai avuto una sensazione di negatività che superasse la positività, ecco, voglio mettere così. Poi sono giovani, dov'è che i giovani a volte non eccedono un po', insomma, lo trovi, mica solo esempi. Secondo lei non si doveva arrivare allo sgombero, si doveva cercare una... Sarebbe stato molto meglio se si fosse trovata una soluzione politica, credo si possa dire, che permettesse di continuare un'esperienza che dava ai giovani e dava a noi. Io ho 74 anni, sono nata qua e quindi mio padre lavorava nel mercato ortofrutticolo, per cui questa zona per me è nel cuore. E loro la facevano viva, la rendevano viva. Sono quasi commossa. Sì. Sì, perché è parte della mia storia. Non tanto l'esperienza di Xemme, questa zona è parte della mia storia, l'ex mercato. E non le piace come sta cambiando questa zona? Non posso neanche dire quello. Non vedo perché non possa esserci una convivenza.